Vediamo ora quali sono i titoli principali dei quotidiani nazionali di oggi, partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Torture, botte, così è morto Giulio. Il caso, l'autopsia, tagli sul viso e sul corpo colpito alla testa. Oggi al Cairo la squadra investigativa inviata da Roma. Il procuratore egiziano, è stata una lenta agonia. Renzi e Mattarella, individuare subito i colpevoli. Giulio Regeni, lo studente italiano scomparso in Egitto il 25 gennaio, trovato morto in un fossato tra il Cairo ed Alessandria, ha subito torture e botte. L'autopsia del ragazzo ha individuato tagli sul viso, sul corpo e un colpo fatale alla testa. In un primo tempo le autorità avevano parlato di incidente stradale. Il premier e il capo dello Stato Mattarella ha detto subito i colpevoli. Il commento, tutta la verità fino in fondo, l'Italia non ceda. E poi il sospetto, il corpo ritrovato nel fosso, sembra una messa in scena. Vediamo l'editoriale di oggi, l'Occidente non resti a guardare dalla Siria alla Libia, a firma di Franco Venturini. E ancora Draghi, forze globali per la bassa inflazione, Parigi frena sulle richieste di flessibilità. Mercati europei più integrati, la spinta della BCE, ancora le mosse tedesche per la stretta su banche e bond. Infine concludiamo a fondo pagina, mi sfregiò con l'acido, non l'ho visto in TV, la scelta, mai sarò spettatrice di un uomo che dà spettacolo di sé e del mio dolore. Il comune è Affittopoli, 9.000 abusi con indennizzo nella capitale, poi razzismo all'Olimpico, l'arbitro ai cori, la questura contraria allo stop. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina di Libero. Noi perdiamo i soldi, loro se ne fregano. Questo le banche. In un mese i titoli bancari hanno perso il 30%, ma c'erano solo 8 senatori ad ascoltare Padoan. E ancora, basta ipocrisie, caro senatore del PD, l'utero in affitto e un contratto, il bimbo ne è l'oggetto. Questo è l'articolo a firma di Maurizio Belpietro. Che miracolo, Padre Pio salva anche il Giubileo e l'Europa disse, Renzi stai sereno e poi così il Jobs Act aiuta i fannulloni. Infine a fondo pagina il mistero del ragazzo torturato e ucciso al Cairo, il sospetto sulla fine di Giulio e l'Africa da evitare, Egitto incluso. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano. Giulio torturato e ucciso, le bugie dell'alleato al-Sisi, il dramma, tensioni con il Cairo, Renzi costretto ad alzare la voce, diteci la verità. Due versioni opposte, la scusa dell'incidente, sospetti sulla polizia, la salma trasferita nell'ospedale italiano. Vediamo in taglio alto, il PD e il tesseramento dei trasformisti, la minoranza si preoccupa quando si tratterà di fare le candidature, quei voti peseranno e anche molto. E ancora Sala e il vice sindaco che gli dà le varianti e poi gli fa la villa, un altro conflitto di interessi dopo l'architetto pagato da Expo. TV confermata porta a porta, Vespa ha un contratto in Rai già rinnovato ma il CDA non lo sa. E ancora a fondo pagina, cristianesimi, l'assedio dei fedeli alle spoglie, altro che ISIS, il Medioevo già qui grazie a Padre Pio. Infine concludiamo con l'economia, leggiamo la prima pagina del Sole 24 Ore, forze globali concorrono a tenere bassa l'inflazione, euro sopra l'1,12 dollari, rimbalzo delle borse, Milano più 1,23%, Italia troppo lenta sulla crescita, serve un balzo, non bastano i decimali, verso nuova liquidità aspettando la mossa di marzo. E ancora l'Egitto, segni di tortura sul corpo di Regeni, Mattarella affare piena luce, team italiano oggi al Cairo per seguire le indagini, l'Italia chiede verità, l'onore da non ferire. Il PD tira dritto sulle adozioni gay, da 40 senatori in ricorso alla consulta e ancora Renzi 5 Stelle, unione di convenienza. Vediamo ancora al centro pagina l'inchiesta, il credito e i listini europei, se le banche italiane perdono meno di quelle europee.
Su deficit e debito, la lente dell'Unione Europea, il rosso dello Stato cala solo di 0,4 punti, Moscovici esame attento, prevalga un compromesso. E infine l'impatto sui conti, quest'anno in linea, incognite nel 2017. Con questa notizia si conclude la rassegna stampa di oggi. Grazie.